saluto a tutti i video ascoltatori di Italia medievale oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Marsiglio che si intitola rivolti al monte studi sul purgatorio dantesco a cura di Gandolfo Cascio al quale io lascio subito la parola come mia abitudine nel ringraziarlo per aver accettato il nostro invito prego professore a lei Grazie mille, eh, buongiorno a tutti, eh, la ringrazio profondamente per questo, questo invito, visto che io seguivo il sito da, da diverso tempo, quindi mi sembra veramente un onore particolare, insomma, un destino che, che mi unisce a, a una persona, insomma, a un sito che appunto apprezzo particolarmente, quindi sono molto onorato. E, sì, mi fa veramente molto piacere di parlare di questo libro, fondamentalmente per, per due motivi. Diciamo così. Il primo motivo, eh, naturalmente, è quello di mettere in luce le eh, varie eh, diciamo, nuove prospettive che eh, sono state date in, in questo libro da eh, studiosi di primissimo livello, insomma, abbastanza anche noti probabilmente a, eh, agli ascoltatori di Italia medievale. E poi diciamo c'è eh, un secondo motivo che è un po' più generale, un po' più diciamo aperto e che eh, è anche la ragione che mi ha spinto nel 2021 a organizzare all'Università di Utrecht dove io insegno appunto studi danteschi insieme con l'Istituto Italiano di Cultura di Amsterdam e che ha appunto sostenuto in modo molto generoso questo convegno e appunto nell'anno dantesco, nel novembre del 2021, quindi organizzare, come, come diciamo eh, in molti altri posti, sia d'Italia sia fuori d'Italia, è stato fatto, organizzare un convegno internazionale per celebrare il Giubileo eh, dantesco. E ovviamente il primo problema che si pone nella bibliografia immensa, sterminata, probabilmente infinita e non finibile eh, di Dante. E cercare un tema che eh, riuscisse a conciliare, da una parte, diciamo qualche lacuna, se in Dante si può parlare di lacuna vista appunto l'interminabile bibliografia e insomma le ricerche che eh, nei passati sette secoli sono stati svolti quasi ininterrottamente. E, ehm, eh, diciamo dall'altra parte eh, cercare di eh, non, 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 non creare insomma un convegno che fosse troppo 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 specialistico ecco quindi qualcosa che eh, a, riuscisse a unire queste due queste due esigenze che io mi ero, mi ero posto diciamo che la risposta eh, a parte di, di tipo scientifico cioè eh, dove c'è dello spazio secondo me in cui si può provare a dire qualcosa di nuovo. Diciamo che poi c'è anche una questione di tipo assolutamente personale, se così si può dire, se così mi viene concesso, visto che il purgatorio è tra le tre la mia cantica preferita. Quindi ho provato in tutti i modi a scegliere un tema nel modo più obiettivo e oggettivo possibile, secondo i criteri che ho appena eh, dato, tuttavia... Eh, mi sembra onesto, ma devo dire mi piace anche confidare e condividere: appunto, che una delle ragioni è stata anche personale. Il Purgatorio è la mia cantica preferita. E perché il Purgatorio è la mia cantica preferita? Dico questa cosa per cercare di far capire ehm, il mio interesse, che ormai è di diversi anni, su, su questa cantica in particolare, all'interno della, della commedia. Perché? Per due motivi fondamentalmente, quindi anche qui le ragioni sono, sono diverse. Eh, la primissima eh, ragione è di tipo stilistico, visto che eh, se ne accorgerà chi avrà la pazienza, la bontà di leggere la mia introduzione, che eh, diciamo, sebbene io abbia dato spazio a più discipline e a più prospettive di metodo, ehm, il modo in cui io mi avvicino a un'opera d'arte generalmente è quello... Mh, Stilistico. quindi mh, il Purgatorio è, eh, un canto che, è una cantica che effettivamente eh, presenta un'anomalia forte rispetto alle altre due, perché a mio modo di, di vedere è, diciamo, è quella più che io ho definito con un anacronismo diciamo così voluto, è una cantica più o meno petrarchesca. Che cosa voglio dire con una cantica eh, petrarchesca? Ripeto, essendo conso dell'anacronismo, insomma, non, non cercavo di eh, creare nessuna buttato, insomma, eh, rissa tra, tra i dantisti. Quello che a me interessava mettere in evidenza, appunto, è come, a differenza. Della lingua estremamente espressiva e eh, ovviamente eh, goticheggiante eh, del, eh, dell'inferno, è una lingua talmente esaltata, talmente diciamo inarrivabile, e quindi poco umana se vogliamo, del paradiso. Ecco, il, ehm, il Purgatorio si presenta ovviamente all'interno del progetto dantesco pensato a priori, a monte, di creare un'opera plurilinguistica. Quindi eh, in questo plurilinguismo, secondo me, Dante ha pensato di inserire anche una lingua che fosse meno spaventosa e meno, diciamo, scintillante, sublime rispetto alle altre due, due cantiche. Quindi questo è un desiderio che Dante ha soddisfatto proprio in virtù del suo ben noto pluristilismo e plurilinguismo. Eh, ovviamente, tra questi diciamo, due estremi, eh, il, il purgatorio quindi presenta ehm, anche per necessità, trovandoci noi nel purgatorio, una lingua appunto che sia leggermente meno accaldata, diciamo meno febbrile per diversi motivi. Ovviamente il primo motivo è che eh, trovandoci noi nel purgatorio con delle anime che cercano, naturalmente di ritemprarsi, di mondare quello che è stato la loro esperienza sulla terra, è ovvio che si addica proprio per convenienza stilistica una lingua più, più moderata ed è una lingua anche estremamente gentile. Eh, eh, utilizzo questo termine nel suo significato medievale appunto, cioè quella splendida invenzione medievale eh, assolutamente italiana che è appunto la, 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 la gentilezza. Eh, mi piace ad esempio eh, ricordare come mh, a differenza dell'inferno o anche del, del paradiso, eh, la lingua del, del purgatorio sia una lingua dove proprio una certa cortesia non tanto di tipo ehm, eh, diciamo così eh, castellano ma di tipo urbano e quindi se anche qui mi si concede un anacronismo di tipo borghese è eh, una caratteristica molto molto evidente Nel, eh, quando intendo lingua o stile della lingua del purgatorio intendo tutti i suoi aspetti quindi da quello lessicale a quello, diciamo, della sintassi, ma anche in alcune frasi eh, idiomatiche o anche in alcuni eh, atteggiamenti. Questa lingua quindi si addice pienamente al discorso spirituale del purgatorio, ma anche, diciamo così, alla personalità delle anime che Dante soprattutto incontra. E questo è il secondo motivo, quindi dalla lingua passiamo diciamo più all'elemento dei personaggi, ma sia la lingua sia i personaggi sono elementi di contenuto, ovviamente, per cui appunto io um, amo profondamente il Purgatorio, perché la maggior parte dei personaggi sono poeti e amici di dante o poeti o amici di dante quindi le due eh, le due diciamo fisionomie a volte si, si uniscono l'esempio più più straordinario ovviamente è con eh, con forese e con con sua moglie e poi l'incontro con con guinigelli eh, daniel arnaut eccetera eccetera quindi per fare una sintesi di queste due ragioni cioè il fatto stilistico e il fatto appunto che eh, dante affronti due temi fondamentali io suppongo nella vita di ogni persona cioè l'amicizia e il rapporto con la letteratura a me eh, è sempre eh, apparso come una combinazione estremamente affascinante o addirittura seducente visto che è il libro che eh, tra i, tre, eh, tra i tre della, della commedia che, che leggo e rileggo più spesso oltre eh, le motivazioni di, di lavoro. Un libro quindi fondamentalmente petrarchesco, ripeto, con, eh, con la coscienza di utilizzare un, un anacronismo. Poi però, dicevo, c'è anche la questione di eh, se è possibile pensare che esistano delle lacune nella bibliografia. Dantesca, ecco, in qualche modo di riempire queste lacune o almeno abbiamo provato io insieme ai carissimi e stimatissimi colleghi che hanno partecipato a questo libro, appunto, se non altro, di rivedere alcuni punti di vista. E ovviamente il primo punto di vista che abbiamo cercato di mettere, diciamo così, in discussione è quello dominante di Jacques Legoff, appunto con il suo famoso, celebre libro, appunto sul purgatorio, secondo cui il purgatorio sarebbe più o meno una invenzione medievale, addirittura del, del XII secolo, insomma, un po' prima di Dante. Ecco, eh, quello che abbiamo un po' in comune in questo, in questo testo è l'idea che invece non, non sia così e quindi... Alcune ricerche affrontano appunto questo, questo tema con i documenti alla mano, eh, eccetera. Le altre carenze che abbiamo cercato, ripeto, sempre con l'umiltà che bisogna avere quando si allestisce un libro o un convegno su Dante, eh, è quella anche di guardare. Al futuro. Quindi, non solo guardare al passato e cercare di rimediare su alcune piccole manchevolezze che eh, abbiamo rilevato, ma anche pensando al futuro. Quindi, dei capitoli dedicati appunto a discipline che. Non tutti siamo, magari, soprattutto noi che siamo studiosi del Medioevo, così eh, pronti ad, ad accogliere, come appunto possono essere eh, alcuni approcci delle nuove discipline che, che, che ci circondano, ma secondo me, proprio per questo motivo, bisogna farli entrare nel, nel dibattito attorno al discorso dantesco. E, e quindi, per cercare di essere un po' schematico e magari anche per aiutare chi ci sta ascoltando, la cosa che forse mi conviene fare è. E qui colgo l'occasione di ringraziare tutti i saggisti che hanno lavorato, tutti gli studiosi che hanno lavorato a questo libro. Ecco, di raccontarvi com'è stato allestito eh, il libro che, in buona parte, ma non esattamente, riprende ehm, eh, le conversazioni che sono state tenute durante il convegno eh, ultraiettino. Allora, il primo libro. Il primo capitolo del libro si intitola Bildung e eh, metamorfosi e eh, proprio in epigrafe di eh, questo primo eh, capitolo eh, io ho messo una citazione di Elias Canetti dalla coscienza delle parole che un po' spiega che cosa viene inteso qui con metamorfosi, quindi eh, diciamo subito che non, non ci saranno dei saggi in questo capitolo dedicati a quel tema fondamentale ma effettivamente già molto esplorato della presenza di Ovidio in, in Dante, l'idea di metamorfosi è molto più eh, generale e forse mi conviene leggere appunto la, la, la citazione. Il primo e più importante requisito, dice Canetti, direi che sia questo: lo scrittore è il custode delle metamorfosi. Quindi l'idea che la letteratura in qualche modo non solo. Sia in se stesso una metamorfosi, ma appunto diventa un documento, un testimone, un martire, eh, uso ovviamente la parola nella sua etimologia greca. Delle, delle metamorfosi che noi facciamo. Quindi, quindi, pur tenendo a mente che ci sarà qualche motivo perché Ovidio è tanto presente in Dante, eh, ripeto, non, non si parlerà di testi ovidiani. Allora, eh, il primo eh, saggio è di Franco Suttner che appunto è dantista ehm, eh, di grande importanza e che parla di un tema che io, a cui ho già accennato e cioè l'incontro di Dante con alcuni suoi amici e appunto i cambiamenti che eh, vengono fatti dalla gioventù fino all'arrivo al purgatorio di questi suoi amici. Ovviamente l'incontro eh, tra... Ehm, gli amici nel Purgatorio e Dante sono eh, diversi. Qui ci si sofferma sull'incontro con Casella, eh, che appunto è secondo me uno dei, se non forse il più bel canto della seconda cantica, sicuramente uno dei più belli. Eh, Rammento che appunto, è il, in questo secondo canto del Purgatorio, eh, Dante arriva sulla, sulla spiaggia e qui incontra il, il, suo, il suo amico Casella che appunto. Eh, metteva in musica i testi di alcuni poeti e si mettono allegramente a cantare e Dante cita dei versi abbastanza, abbastanza celebri dove ci ricorda che aggiungo io se la letteratura ha qualche motivo d'essere cosa che probabilmente non è perché la letteratura diciamo vive di se stessa o tu mia poesia che leggi poesia ha scritto Rodolfo Wilcock. Quindi sicuramente la poesia non ha nessun obiettivo, diciamo, in sé. Però se qualche utilità dice Dante in questo canto una di queste qualità è quella di consolare. E eh, appunto il saggio di Sutner, in modo estremamente erudito eh, parte da qui e mette in discussione anche Alcune questioni che sembrerebbero assodate, come quella appunto se Casella fosse stato un musico, un musicista e via, e via dicendo. L'altro saggio è di Roberto Talamo e eh, riguarda invece eh, le eh, trasformazioni come eh, un'idea di identità e un'idea di eh, promessa, e qui viene citato ecco, un altro verso formidabile. A formare l'Angelica Farfalla, dove appunto viene eh, esaminata questa idea di trasformazione in un senso un po' più ampio e, ehm, diciamo, anche rivolgendosi al, al suo significato più, più simbolico. Eh, a completare questo primo capitolo c'è il primo eh, testo in inglese, perché, appunto, essendo stato un convegno internazionale. Um, eh, tre dei testi qui presenti sono in inglese e sono del dottor Anton Tenkloster, che è un teologo. I teologi sono uh, due. È ehm, interessante, mi sembra, mettere appunto in evidenza che i due teologi non si trovano nello stesso capitolo, ma in capitoli differenze, come a dire che la disciplina è condivisa, ma i punti di vista ovviamente sono, sono diversi. E ehm, eh, Anton Tenkloster appunto, si eh, sofferma ovviamente sull'idea morale collegata all'idea di beatitudine, tra l'altro, del, del, del purgatorio. Il secondo capitolo, che si chiama Radici e fioriture, proprio a voler esprimere. L'incominciamento, l'incipit, diciamo, è eh, quello che invece accade nel momento quasi ultimo di una pianta. È ehm, il testo del, dell'altro teologo, eh, Arm Goris, e si intitola Original Sin the Night in Purgatorio XVI. E come tutti sanno, il, capitolo, il, il canto XVI è quello dedicato a Marco Lombardo che nel centro della commedia, nel centro del purgatorio, appunto il canto decimo sesto, e nel centro di questo canto pone eh, come tema fondamentale quello della libertà, che è un tema più attuale che mai eh, eh, mi sembra. Dopo abbiamo eh, un eh, interessantissimo saggio di eh, Daniela eh, Marcheschi, italianista di fama anche lei internazionale, che eh, si sofferma invece su eh, alcune fonti religiose del Purgatorio X XVII e XVIII. E fa un'analisi anche lei di estrema erudizione mettendo insieme e collegando eh, alcune eh, diciamo fonti che fino ad oggi sono state poco, poco eh, studiate. Ninfe Stelle è eh, il saggio di eh, Lucia dell'Aia che appunto nel canto trentesimo primo indaga questa figura che è quella delle ninfe che eh, di origine ovviamente mitologica entra in Dante, dando secondo me quell'idea abbastanza concreta di un umanesimo prima eh, dell'umanesimo addirittura. E anche qui potremmo dire che in qualche modo Dante è petrarchesco, insomma, questa è una cosa che aggiungo io, ma. Eh, Penso sia in qualche modo condivisibile. Ecco, poi abbiamo gli ultimi due capitoli uh, dedicati a delle discipline, uh, diciamo, più, 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 più attuali. Il terzo che si chiama transmedialità, e che quindi in tre importanti e estremamente interessanti uh, capitoli sono dedicati al, uh, al dialogo costante e estremamente fruttuoso e nutriente eh, di questa cantica con, con le arti. Quindi abbiamo ehm, il saggio di Marcello Cicuto che oltre a essere un dantista di eh, fama internazionale è anche presidente della società dantesca e è appunto prova a, ehm, a rivedere ehm, il eh, discorso sul, sul canto che Dante eh, affronta nel canto dei, dei superbi. E poi abbiamo Claudio Ceredia che invece eh, mette in evidenza, scusate il gioco di parole, mette in luce il discorso del, dell'arte e le ombre in, in questo canto. E poi abbiamo il collega anche lui di Utrecht, Raniero Spellman, che ha trattato il tema della musica nel purgatorio, che è un tema fondamentale, ovviamente perché tutti sappiamo che le anime cantano, cantano in coro, eccetera. L'ultimo capitolo è dedicato alle cosiddette afterlives di Dante, cioè alla ricezione di, di Dante e qui abbiamo un saggio a cui io tengo particolarmente di Olga Trucanova che è una ehm, studiosa di letteratura eh, russa che lavora in Italia all'Università di Roma di origine ucraina e che appunto ehm, ha messo in evidenza i rapporti abbastanza noti, devo dire, di Mendelstam e Dante ma in una carrellata che arriva a Beethoven e quindi una, veramente una nuova finestra su quella che è la ricezione eh, dantesca eh, nella letteratura russa. E poi abbiamo Onno Koster che parla di Samuel Beckett e eh, di Dante, soprattutto nelle lettere, anche qui un testo estremamente erudito di uno dei... Maggiori conoscitori di Beckett e sappiamo tutti quanto appunto Dante e la cultura anglosassone del Novecento, e in questo caso ben Beckett sia stata appunto rilevante. E conclude il libro un bellissimo saggio di Marino Alberto Balducci che ehm, condivide con noi quello che sarà eh, appunto il nuovo commento che lui sta eh, organizzando. Alla Divina, eh, alla Divina Commedia e in particolare quindi al, al Purgatorio. Quindi, in questa carrellata, in cui ho descritto nel modo più breve e sintetico possibile, si vede come abbiamo cercato di fare attenzione. Eh, ovviamente, il nostro obiettivo di studiosi è quello di trovare nuove, nuove strade, nuove piste, e eh, abbiamo cercato di farlo nel modo più Caotico possibile, uso questo quest aggettivo nel senso positivo, quindi appunto eh, studiosi di eh, grandissima fama e studiosi danteschi da tanti tanti anni, così come appunto slavisti, anglisti, cioè persone che mh, a lato si sono occupati di Dante ma è proprio questo il valore aggiunto delle loro ricerche quindi è appunto teologi letterati ovviamente musicologi eh, storici dell'arte e eh, quindi veramente abbiamo cercato nel poco spazio che un libro eh, consente e eh, nel poco spazio che ogni saggio di 15-20 pagine consente ecco di aprire eh, alcune terrazze, non dico finestre, ma visto che in Purgatorio ci sono le terrazze, ecco, in modo che il lettore che ehm, probabilmente mh, pensa che il Purgatorio sia una cantica un po' meno, meno degna di attenzione, ecco di risvegliare il suo, il suo interesse. Ecco. Direi che c'è tanta materia, no? Tanta sì. materia e, e tanta prospettiva, soprattutto. Sì. Eh? Perché eh, affronta fra l'altro quello che, come ha detto anche lei, è forse il, 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 diciamo il più trascurato, ma è, è una parola il, il meno. Sì. Eh, <ride> Noto e studiato canto cantico del, della Divina Commedia. Quindi un'opera un assolutamente di pregio che bisogna assolutamente correre ad acquistare. Io per questo ricordo il titolo in modo che possano lanciarsi in libreria ed è Rivolti al Monte: Studi sul Purgatorio Dantesco. A cura di Gantolfo Cascio, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro graditissimo ospite, appena pubblicato da Marsiglio. Fra l'altro ha anche un prezzo più che accessibile e quindi consiglio veramente a tutti coloro che si vogliono fare un'idea di che cosa sia in realtà il purgatorio, di andarselo ad acquistare. Io la ringrazio tantissimo e spero di avere ancora occasione di collaborare con lei. Grazie. Io lo, la ringrazio anch'io, lo spero anch'io e appunto auguro a tutti una, una, una felice Pasqua e appunto la speranza se almeno di finire tutti in purgatorio, se, se non almeno in paradiso. Quindi questa è la speranza che è l'augurio che faccio a tutti. Ma, ma poi deve, deve essere... Un... Dirò una cosa eretica, ma forse è meglio il purgatorio del paradiso. Assolutamente, perché questa cosa la disse anche De Santis, appunto eh, De Santis, in modo squisito, veramente squisito, ha descritto ehm, il purgatorio definendolo un cantuccio per Dante, perché effettivamente è un ehm, il, 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 il luogo più umano. Ci sono degli, degli amici, ci sono eh, dei, dei poeti, ci sono dei musici, ci sono dei politici, ovviamente, come sempre in Dante, ed è un mondo probabilmente un po' utopico perché è un mondo estremamente, come eh, provava ad accennare prima, estremamente gentile. Eh, una delle immagini che, ad esempio, a me mi commuove sempre è quando viene detto a Dante, beh sì, quando tu ritorni sulla terra riposati e poi pregra per me. Ecco, questa estrema buona educazione che eh, faremo tutti bene forse a ricordare, quella di essere gentili con, con gli altri, che, che è uno di quei valori che eh, Dante mette in primo piano e che qui vengono esaltati... Più che in Paradiso, appunto, dove vivono degli eroi, dei campioni, perché San Domenico, San Francesco, eh, le, varie, le varie figure del, del Paradiso sono un po' distanti da noi perché sono effettivamente dei campioni. E uso la parola in tutti e due i significati: sono dei supereroi in qualche modo, della fede, della carità, dell'umanità, eccetera, eccetera. Mentre le figure del Purgatorio. Un po' ci assomigliano, hanno sbagliato in qualche modo, eh, però insomma, alla fine si sono un attimino ripresi e ci insegnano che tutti abbiamo diritto e possibilità a una seconda chance, che la vita è fatta di tentativi. E questo, ripeto, nella lingua meravigliosa di, questo, di questa cantica, forse è il messaggio più, più grande: il fatto che tutti abbiamo una seconda chance. Non potevamo finire meglio di così. Quindi ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove troverete tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato finora. Grazie ancora e alla prossima. Tutte le volte no, non trovo la messa in pausa. <silence>